risposta è questa, però devo dire che quando mia madre ci dava da mangiare qualsiasi cosa, quando mia madre ci dava da mangiare il pane, distribuiva amore. E beh, ho scelto sicuramente un grande maestro. Ma questa frase mi ha ispirato perché comunque noi a casa avevamo una grandissima passione per il cibo, tutti quanti. Noi la subivamo dai miei genitori, questa passione, io e mio fratello. Ti piaceva mangiare il cibo buono, a mia madre piaceva tantissimo prepararlo. Quindi unendo queste due cose noi ci siamo trovati nella fortunata condizione di mangiare sempre delle cose pazzesche, anche se poteva essere una banalissima pasta al pomodoro. Ma Berandi era una sfida intanto alla grande città, perché io comunque ne vengo da Imperia e in Liguria c'è poco, a parte il paesaggio, a parte il mare, a parte il cibo, c'è poco di culturalmente attivo. Volevo qualcosa che fosse una situazione più stimolante per la mia vita anche extra lavorativa. E Torino mi è sempre piaciuta. Volevo provarmi in una piazza più grande, in una piazza come questa dove ogni serranda tra un po' è un locale. Allora, da Berandi si mangia soprattutto una cucina di mare. Chiaramente risente molto della mia adozione ligure. Abbiamo adottato, anche i miei genitori prima di me, questo stile, questi piatti, questa tradizione riduttivo. Nel senso, a me piacciono i piatti con pochi ingredienti. Mi piace la sincerità di quei 3-4 ingredienti che messi insieme fanno diventare la cosa indimenticabile. Quando raggiungo quello, secondo me, è il massimo che posso dare per quanto riguarda la mia prestazione. Allora, il mio piatto è un piatto che è molto ligure, molto ponentino, ed è un piatto fatto con soli 3 ingredienti, però diciamo la linea base di quel piatto, che è il brando Cuyon, è l'insieme tra patate bollite nella stessa acqua di cottura del baccalà, che è il secondo ingrediente, e l'olio extravergine d'oliva, che è un altro ingrediente assolutamente ligure. Idra da poche settimane. Abbiamo appena cambiato e quello che mi è piaciuto di Idra è il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, nel senso che la qualità dell'acqua è altissima. Infatti la uso anche per cucinare, la uso negli impasti, la uso se devo fare un impasto lievitato, il pane. Uso quell'acqua lì perché è un'acqua che mi dà una grande soddisfazione anche al palato. Potrebbe sembrare stupido, ma l'acqua ha un gusto e lo lascia sugli altri alimenti quando viene messa insieme. Ma soprattutto perché era un costo esorbitante per il servizio che ci veniva offerto. Invece, soltanto leggendo il contratto di Idra, avevo più servizi, lasciando perdere le bottiglie serigrafate, che è molto carino e prima non le avevamo. Però ecco, mi sono trovato proprio a dire, cavoli, abbiamo buttato via un sacco di soldi per avere un prodotto che sì, nessuno si è mai lamentato, ma forse abbiamo preso troppo di fretta, non ho avuto la possibilità di confrontarlo con altre ditte come questa che mi danno un servizio e un prodotto migliore. Tante cose in questo locale sono improntate al rispetto dell'ambiente. Il cartaceo lo usiamo il meno possibile, anche nei menu non li usiamo più, usiamo i QR code. Le nostre tovaglie non sono stampate, non sono logate, ma sono fatte di carta riciclata. I tovaglioli di carta riciclata non si possono utilizzare al ristorante, se non usare anche quelli, ma è l'unica carta, diciamo, che ci concediamo, ma anche lì, cioè non usiamo 1000 tovaglioli, cioè un tovagliolo commensale è quello è. La cosa dell'acqua mi piace moltissimo che ci sia l'erogatore, anche perché di nuovo meno plastica in giro, meno utilizzo anche del vetro, quindi la bottiglia viene comunque lavata da noi e viene poi riproposta ai clienti successivi, e questo secondo me è un bellissimo meccanismo per coinvolgere meno risorse possibili.